C'è stata grande attesa per l'arrivo di Nicola Gratteri a Crotone, da poco nominato procuratore della Repubblica di Napoli e che lascia dunque la guida dell'antimafia di Catanzaro. Un lungo lavoro insieme ad una grande squadra, come da lui definita, e che ha fatto visita a Crotone nella sede di Confcommercio, alla Biblioteca della Legalità intitolata Dodo Gabriele, vittima innocente di 'Ndrangheta, e che promuove insieme all'ufficio scolastico, alla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibbo e Confcommercio Crotone, la borsa di studio dedicata proprio a Dodò per un futuro di speranza. Tanto che proprio il valore aggiunto della Procura di Catanzaro è aver messo nella testa della gente l'idea che si può cambiare. Io ho visto nel corso di questi anni nella gente la consapevolezza che si può fare. Anche dalla provincia di Crotone sono venuti degli imprenditori a denunciare mafiosi, non ladri di polli, a denunciare mafiosi, vuol dire che si sono fidati di polizia, di carabinieri, di guardia di finanza e della procura di Catanzaro. Gratteri, ospite della sede di Confcommercio Crotone, ha incontrato gli imprenditori, dove erano presenti i genitori di Dodò, papà Giovanni e mamma Francesca, ringraziando il procuratore per l'impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata. Perché Dodò ancora vive. E poi per questa borsa di studio che è stata, che viene lanciata, perché parliamo di cultura, e poi oggi vi voglio dire che mi avete fatto un grandissimo regalo, perché oggi per me è come se Dodò avesse vinto una borsa di studio. Presente il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibbo, Pietro Falbo, Luciano Greco dell'ambito territoriale scolastico di Crotone, Antonio Casillo, presidente di Confcommercio Crotone e Giovanni Ferrarelli, direttore della medesima associazione di categoria. È una grande squadra dove a capo c'è, ci sarà tra qui a pochi giorni il procuratore Capomolla, che è un collega intelligente, preparato, onesto, con una grande etica e che ha la stima e l'affetto dei sostituti. Ecco perché dico ai calabresi: non abbiate paura del futuro, perché andandosene Gratteri la squadra continua. Ci sono tante indagini iniziate, tanti progetti partiti, che non si fermeranno con la partenza di Gratteri da Catanzaro a Napoli. Continuerà, cioè ci vuole, come dicevo prima, la pianta va innaffiata, va coltivata, cioè è necessario che si continui questo spirito, cioè per arrivare a questo risultato ci sono stati sacrifici, dolori, abbiamo mangiato pane e veleno, ci sono stati tanti diffamatori e tanti calunniatori che in questi anni hanno raccontando un'altra storia che non la verità, hanno cercato di indebolirci, di indebolire principalmente me, attacchi diretti a tutti i livelli e di tutti i tipi, perché avevano nella loro testa pacata, avevano l'idea che attaccando, tagliando la testa a Gratteri, la macchina si fermava. Non avevano capito, i calunniatori, i diffamatori hanno solo perso tempo, hanno solo perso inchiostro, parole, hanno solo fatto brutte figure agli occhi dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è in grado di capire dove, come stanno le cose e dove sta la verità, chi ha lavorato in buona fede e a chi ha lavorato per fare sgambetti a persone per bene.